Avete mai sentito parlare di Santo Stefano di Sessanio? Questo piccolo borgo, incastonato nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso, è un autentico gioiello che ha saputo preservare il suo fascino medievale. Passeggiare tra le antiche stradine si respira aria pura di montagna e si ammirano panorami mozzafiato. Non è solo un viaggio nel tempo, ma un'esperienza che tocca l'anima e lascia un segno indelebile. Il centro storico è un labirinto di vicoli dove ogni angolo racconta una storia che rendono questo luogo un vero e proprio gioiellino da scoprire. Il paese ha resistito con coraggio al terremoto del 2009. Nonostante la perdita di alcuni edifici simbolo, il borgo ha mantenuto la sua integrità, dimostrando un'incredibile forza e resilienza. Sessanio sembra derivare dall'antico nome Sextantio. In origine un piccolo insediamento romano che ha una distanza di 6 miglia romane, circa 9 chilometri, da un più importante pagus romano, villaggio. La storia di Santo Stefano di Sessanio invece risale al 760, quando il re Longobardo Desiderio donò la località di Carapelle Calvisio al monastero di San Vincenzo al Volturno. Il nome della località deriva dal nobile romano Calvino Calvisio, che ne aveva fatto la sua residenza estiva. Fino all'undicesimo secolo, la storia di Santo Stefano era strettamente legata a queste due località. In questi anni, gli ordini monastici furono protagonisti dell'aumento delle terre coltivabili, anche ad alta quota, e della creazione di borghi fortificati in splendide posizioni panoramiche. La Porta Medicea è il portale magico che ti mette nel cuore incantato del borgo. Le case in pietra, le scalinate, gli archi e i camminamenti sono tutti testimonianze di un mondo in cui la vita scorreva più lentamente e ogni momento aveva un valore prezioso. In cima alla porta lo stemma della famosa famiglia de' Medici, che ha governato Santo Stefano dal 1579 al 1743. Fa il ricordo di un passato pieno di fascino e di storie affascinanti. È grazie alla loro opera che Santo Stefano divenne un centro commerciale per la lana, Carfagna, un tessuto raffinato utilizzato per i vestiti dei soldati e dei monaci che ne hanno apprezzato la durata e la morbidezza. La Torre Medicea, simbolo del borgo, si erge maestosa sulla collina che domina Santo Stefano. La sua origine risale al XIV secolo ed è stata utilizzata per avvistare la presenza di nemici dal punto più alto del borgo. Nonostante la sua presenza preceda quella della famiglia de' Medici, quest'ultimi hanno fatto interventi importanti nel corso degli anni e mantenerla sempre al meglio. La torre originale era alta 20 metri e di forma cilindrica, costruita in pietra locale. Nel 2009 un terremoto ha causato il crollo di gran parte della torre, lasciando solo un mucchio di rovine. Dopo 12 anni di lavoro minuzioso, la Torre Medicea è stata ricostruita con splendore, riempiendo di nuova vita Santo Stefano.
purtroppo, non è una storia insolita in queste terre. La mancanza di occupazione, unita alla massiccia emigrazione, ha causato una diminuzione demografica dell'ordine del 90% in 100 anni. Santo Stefano di Sessanio sembrava destinato a essere un borgo fantasma, un luogo dimenticato dal tempo e dalla storia. Ma poi, come un fulmine al ciel sereno, apparve un cavaliere. Il suo nome era Daniele Kilgren, discendente di una famiglia di industriali del cemento di Milano. In quel piccolo agglomerato di case sulla roccia vide qualcosa che gli altri non avevano mai visto prima. Qualcosa intensamente desolato, ma che non si poteva lasciare morire. Così si mise al lavoro per ridare vita alle antiche mura e fondare Sexanzio, un albergo diffuso che avrebbe permesso al resto del mondo di scoprire questo angolo di paradiso. Un luogo dove il tempo sembra essersi fermato e dove la storia si respira in ogni angolo. Grazie all'opera di Daniele, Santo Stefano di Sessanio è tornato a essere vivo e pulsante, pronto per raccontare la propria storia a tutti coloro che vorranno ascoltarla.